indubbiamente nella società attuale, in cui tutto sembra essere oggetto di scambio e avere un valore di mercato, in cui tutto soprattutto viene visto sotto l'angolo della reciprocità, può darsi che la parola dono non abbia più la forza di un tempo, e tuttavia dobbiamo ammettere che torna questa parola. Basti pensare a Natale, basti pensare per le feste, si fanno dei doni, perché l'uomo, nel momento in cui si umanizza, sente il bisogno assolutamente di fare il dono. E il dono certo porta il segno della gratuità, è qualcosa che non sta nella logica dello scambio e non sta nella logica soprattutto della reciprocità. È grazia, pura grazia, questo è il dono. Ma certamente all'interno della cultura e della tradizione cristiana dono ha sempre avuto una forza particolare. Pensiamo al fatto che il cristianesimo dice che tutto è dono di Dio ed è nulla che sia effettivamente possesso da parte degli uomini. Tutto questo ha fatto sì che nel cristianesimo ci sia una vera e propria economia del dono. Si pensi alla gratuità dell'amore del povero, dell'amore dello straniero, dell'ospitalità, della cura del malato, che all'interno del cristianesimo non solo hanno avuto la nascita, ma hanno avuto uno sviluppo straordinario che non c'è in nessun'altra cultura e in nessun'altra religione. La situazione attuale, anche nella sua situazione di crisi, e io oserei dire anche di barbarie, ha parecchie cause, non solo la mancanza del dono. Però il ritornare al dono come qualcosa che gratuitamente uno fa e uno dà agli altri, senza averne il contraccambio e senza un conto utilitaristico, questo può essere qualcosa che dilata di più davvero la capacità di relazione, la comunione e di conseguenza anche l'amore che ci può essere tra gli uomini. Se noi diamo uno sguardo cristiano, noi dobbiamo pensare che laddove c'è l'organizzazione del dono, tutto facilmente si corrompe. Il dono comincia ad avere degli aspetti burocratici, i donatori cominciano a sentire il bisogno di essere in qualche misura ricompensati per l'attività che fanno e di conseguenza la gratuità vera del dono cristiano è contestata e contraddetta, viene a mancare. Non è facile avere davvero questo fuoco cristiano, il quale fa le cose senza ottenerne la ricompensa. Si tenga poi conto che l'organizzazione della carità, che il cristianesimo a un certo punto ha dovuto fare, diventa sempre un problema. Se alcuni la fanno, altri diventano esenti e finiscono per delegare alcuni e non farla più loro direttamente. E questo certamente nell'ambito cristiano suscita sempre degli interrogativi. Ma la crisi è complessa, non si pensi che sia solo economica, questo è un grosso errore. La crisi che viviamo è una crisi innanzitutto culturale, morale, etica, e di conseguenza c'è una ricaduta che c'è anche all'interno dell'economia. E io non mi preoccuperei molto della crisi economica, se non nel senso che ci sono delle vittime che soffrono, questo sì, ma dalle crisi economiche come dalle crisi politiche l'uomo ha sempre le risorse per uscirne. Il problema è che le risorse devono essere fatte a livello di umanizzazione, con un cammino ben deciso contro ogni barbarie, contro ogni situazione di disumanizzazione, e questo è più difficile perché bisogna certamente rinunciare a una logica del vivere senza gli altri o addirittura contro gli altri. Grazie.